Come Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha a che fare quotidianamente con le richieste che arrivano dal carcere e quindi anche per le detenute. Oggi è la ricorrenza del 25 novembre, qual è la sua, diciamo, il suo rapporto con le detenute rispetto al carcere di Gazzi? Cosa vede? Qual è l'aspetto che emerge? Come stanno le detenute del carcere di Gazzi? Che necessità manifestano? Allora, devo dire che attualmente le detenute del carcere di Gazzi hanno sicuramente una situazione di gran lunga migliore rispetto a quella che avevano in passato. È fatto abbastanza noto l'intervento del Tribunale di Sorveglianza quanto alla chiusura della precedente sezione femminile che non rispettava quelli che sono i parametri richiesti perché i servizi igienici erano dentro la stanza di pernottamento e a seguito di tale intervento è stata realizzata una sezione nuova dove sono attualmente allocate le detenute, quindi diciamo quanto al contesto allocativo le detenute stanno bene. Le nostre detenute sono del circuito alta sicurezza, quindi si tratta di detenute che per ragioni di, appunto, di sicurezza sono tendenzialmente lontane rispetto a quello che è il contesto di appartenenza, quindi anche rispetto al contesto familiare. Sofferenza che deriva dalla lontananza, che però devo dire che compensano con una partecipazione veramente attiva a quelle che sono le attività trattamentali che vengono loro offerte. Di particolare pregio, come ho detto in altre occasioni, è il progetto teatrale che è seguito è diretto dalla dottoressa Ursino e che vede le detenute coinvolte in prima persona e devo dire che vedendole recitare ho apprezzato la loro bravura, l'impegno e domenica ci sarà una loro performance all'interno della struttura carceraria. Quanto ai bisogni delle detenute che mi vengono rappresentate in sede di conferimenti, la cura della persona, l'esigenza di curarsi, di essere sempre femminili e belle anche all'interno del carcere. Ci sono state delle doglianze quanto ai prodotti per la cura della persona perché il servizio di vitto si sopravvitto è carente attualmente per problemi relativi alla ditta che ha il relativo servizio, è stato fatto un intervento volto a, come dire, a sollecitare la sostituzione della ditta. Stiamo parlando di cosmetici, di saponi. Esatto, vi era anche forte l'esigenza di avere il parrucchiere e dopo molto impegno da più parti recentissimamente abbiamo avuto una disponibilità. Prima si aiutavano l'un l'altro per l'acconciatura, ora hanno questa coccola che sempre è necessaria in un contesto soprattutto di deprivazione della libertà personale. A restare ancorate comunque al loro femminile le aiuta a restare ancorate anche a se stesse anche dietro le sbarre in qualche maniera. Madri ce ne sono in questo momento, ce ne sono state, qual è stata la loro condizione? Sì, allora attualmente non ci sono madri, in passato ci sono state però in rare occasioni, si è trattato di madri di bambini molto piccoli e siccome erano veramente piccoli l'ordinamento imponeva la scarcerazione per cui siamo prontamente intervenute per la scarcerazione, non vi è margine di discrezionalità. In relazione alle madri di bambini al di sotto di un anno, ci sono stati anche bambini un po' più grandi, però da tanto tempo non si registra la presenza di minori. In ogni caso vi è un'area che è destinata all'eventuale accoglienza.